Io mi accingo a lasciare il palco al professor Lucio Baccaro del Max Planck Institute, che ci parlerà di una cosa per noi assolutamente inattesa, cioè il fallimento del modello di crescita export-led. E credo di aver capito, ma non voglio anticipare sorprese, non voglio pilotare, guidare aspettative, che aggiungerà a questo una cosa doppiamente inattesa, cioè il fatto che i falliti non hanno capito né che sono falliti né perché stanno fallendo. E questo penso che sia interessante. Io ho avuto il piacere di essere una cavia del laboratorio del professor Baccaro, nella mia qualità non di docente universitario ma di politico, perché purtroppo, come sapete, è andata anche così. Mi è stato somministrato un questionario al quale ho risposto e ho avuto la soddisfazione di essere stato considerato un outlier, che, se volete, da un certo punto di vista significa essere una persona eccezionale, ma dall'altra significa anche essere una persona che non conta nulla, visto che la politica si fa con i numeri e il conformismo sicuramente ha più numeri della, diciamo, indagine scientifica come la concepiscono, diciamo, gli epistemologi illuminati, che non sono certi cialtroni che incontriamo negli studi televisivi. Bene, mi sembra che ci siano tutti, tranne pochi, e quindi chiederei al professor Baccaro di prendere possesso del palco e a voi di accoglierlo con un applauso. Chiederei di far partire, eccola qua. Allora, innanzitutto buon pomeriggio. Grazie per l'invito, mi fa piacere essere qui e interagire con questa platea che mi incuriosisce molto, devo dire, non mi aspettavo una partecipazione così ampia. Quando Alberto Bagnai mi ha contattato per questo convegno, io gli ho detto: sto facendo delle ricerche sulle elite, ho un progetto di ricerca sulle elite che ha due rami, un ramo italiano e un ramo tedesco. Noi siamo molto ligi nel non svelare le nostre fonti, lui ha già svelato di essere stato una delle fonti per il progetto italiano, ha detto: no, il progetto italiano non mi interessa perché io conosco già i miei polli italiani, mi interessa invece la parte del progetto tedesca. E quindi adesso è la prima volta che presento questi dati, in realtà la ricerca è ancora in corso, non abbiamo terminato le interviste, sono anche curioso di sentire un po' quale sia la reazione. Due avvertimenti. Primo, è una presentazione estremamente empirica e forse per alcuni palati anche eccessivamente empirica. Secondo, purtroppo per chi è dietro, alcune slide con alcuni dati saranno difficilmente di difficile lettura, però mi è stato detto che ci sarà comunque tutta la presentazione, sarà caricata sul canale YouTube e poi sul sito dell'associazione, quindi eventualmente si può rivedere. Allora, adesso dobbiamo far funzionare la macchina, però tasto verde. Allora, la presentazione ha tre parti. La prima si tratterà di ricostruire brevemente, con l'ausilio di alcuni dati, le caratteristiche del modello di crescita tedesco e
delle sue difficoltà attuali. La seconda parte è poi il cuore della presentazione e riguarda i risultati preliminari di questo studio sulle elite tedesche che sto conducendo con un collega che si chiama Bjorn Bremer. E la terza parte, più breve, cercherà di tirare un po' le fila di quello che emerge dalla ricerca e di guardare nel futuro quali potrebbero essere le prospettive plausibili di evoluzione del modello tedesco. Allora, innanzitutto, qual è il modello di crescita? E perché diciamo, o almeno io dico e molti altri, che il modello di crescita tedesco è tirato dalle esportazioni. Una maniera per visualizzare la cosa è fare un esercizio relativamente semplice di scomposizione della crescita. La crescita media annua tedesca fra il 1995 e il 2018, una crescita relativamente bassa in termini comparativi, 1.42, la Svezia cresce molto più rapidamente, gli Stati Uniti crescono molto più rapidamente, la crescita tedesca relativamente bassa è in media per il 68% attribuibile alle esportazioni. Il contributo delle altre componenti di domanda, la spesa pubblica ma soprattutto i consumi e gli investimenti, è praticamente trascurabile. Ora, se avessi fatto la stessa cosa per periodi più brevi, il periodo prima della crisi e dopo la crisi, avreste visto che il modello di crescita tedesco era ancora più tirato dalle esportazioni nel periodo pre-crisi. Il contributo delle esportazioni era 85%, quello dei consumi e soprattutto degli investimenti ancora più basso. Il contributo degli investimenti era negativo in questo periodo. Nel periodo post-crisi, invece, c'è stata una forma di rebalancing, di ribilanciamento molto parziale, per cui le esportazioni contano per il 55% fra il 2009 e il 2018. Nel complesso, mi sembra che i dati non diano adito a dubbi. Questo è un modello di crescita tirato dalle esportazioni. Quali sono i settori chiave? Qui abbiamo fatto la scomposizione della crescita tedesca, però guardando non alle componenti di domanda e ai settori. Là dietro non vedete assolutamente niente, per cui vi dico che cosa c'è. Al primo posto c'è il settore dell'automotive, che in media conta da solo per il 16% di tutta la crescita tedesca ed è lo stesso contributo del settore della sanità. In quella lista che contiene i settori più importanti dal punto di vista della crescita, scusatemi, io poi oltretutto devo girare anche la testa, per cui diventa un po' complicato senza un microfono. C'è anche la meccanica. La meccanica è un altro dei settori importanti e c'è anche la farmaceutica. Insomma, i dati ci dicono che il settore manifatturiero, che si sta restringendo dappertutto, con pochissime eccezioni, in Germania rimane di estrema importanza per la crescita. Ora, passiamo alle difficoltà recenti. Questo grafico è un grafico della produzione della manifattura, la linea blu dell'industria, la linea rossa e dei settori energivori. Quello che voglio sottolineare è che la manifattura e l'industria crescono costantemente fino approssimativamente al 2018, poi cominciano a declinare, quindi la crisi comincia prima del Covid, ma è una crisi rovinosa dopo il Covid e in particolare è rovinosa per i 5 settori che l'Ufficio Statistico Tedesco classifica come energivori. In primis la chimica e anche l'acciaio. Guardate, il grafico verde crolla, c'è un crollo, quindi c'è una grossa difficoltà di questi settori in particolari che coincide temporalmente con l'inizio della guerra in Ucraina e quindi con i problemi
di approvvigionamento energetico. La Russia contava per il 60% del fabbisogno di gas della Germania. Questa percentuale si è ridotta considerevolmente e i prezzi dell'energia sono diventati molto più costosi, ed è dunque non è sorprendente che i settori energivori siano in crisi, ma è in crisi tutta la manifattura. Quindi il settore chiave, la manifattura del modello di crescita, è in crisi. L'altro elemento, le esportazioni, sono anch'esse in crisi. Questo è un altro grafico delle esportazioni fra il 2010 e l'ultimo trimestre del 2023. Le esportazioni crescono costantemente, a parte il crollo del Covid, ma nell'ultimo periodo sono in declino, sono in crescita negativa, e nell'ultimo periodo la crescita delle importazioni è più rapida di quella delle esportazioni. Quindi c'è difficoltà sia dal punto di vista dei settori più importanti, sia dal punto di vista delle esportazioni, anche se la Germania tutt'oggi mantiene un attivo di partite correnti di 6,5%. Per cui non bisogna drammatizzare, ma alcuni elementi non sono più quelli di una volta. Vorrei anche dire qualche parola su come sta cambiando la destinazione delle esportazioni, e vi dico subito perché lo faccio. Perché il mercato di destinazione più importante diviene sempre più la Cina. La Cina è questa linea in basso, la linea blu, che comincia praticamente a zero nel 1990. Nel 1990 la Germania non esporta praticamente in Cina, mentre esporta in particolar modo nei paesi del cosiddetto Club Med, la Francia, la Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna, questa è la linea superiore, nei paesi, diciamo, virtuosi dell'Europa continentale che aderiscono all'euro, l'Austria, il Belgio, la Finlandia, il Lussemburgo, l'Irlanda e l'Olanda, e altri paesi europei che non sono né nell'euro o non sono nell'Unione Europea, la Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Svizzera e il Regno Unito. Quindi l'Europa nel suo complesso come destinazione delle esportazioni è in calo. Gli Stati Uniti, questa linea qua, sono sostanzialmente stagnanti, gli altri BRICS sono sostanzialmente stagnanti, e aumenta il peso di due regioni: i paesi dell'Europa centrale, Visegrad, più i paesi baltici, questa linea gialla. Questi sono paesi fortemente integrati nelle catene del valore tedesco. E aumenta considerevolmente il peso della Cina. Considerate che i dati si fermano al 2021. Probabilmente oggi il mercato cinese dell'esportazione è più importante di quello americano. In ogni caso, le tensioni geopolitiche in corso, il fatto che si debba prendere le distanze dalla Cina, si debba fare il de-risking, l'introduzione di dazi, è problematico per l'industria di esportazione tedesca, perché limita l'accesso a uno dei mercati di sbocco più importanti. Ultima slide sui dati: malgrado tutte queste difficoltà, non c'è ancora un impatto visibile sulla disoccupazione. La disoccupazione tedesca è molto bassa, intorno al 3%, la curva inferiore, molto più bassa dell'Italia, la curva rossa superiore, e della media dei paesi euro, che è la curva intermedia verde. Quindi per il momento non ci sono problemi nel mercato del lavoro, anzi sentirete fra qualche minuto che uno dei problemi che lamentano le imprese tedesche è la mancanza di manodopera qualificata. In sintesi, i dati ci permettono di concludere che il modello tedesco è effettivamente export-led, perché le esportazioni sono sostanzialmente la crescita tedesca, o una grande parte di essa, che ci sono alcuni settori più importanti di altri, in primis l'automotive, ma in generale la manifattura, e che questi settori
hanno adesso delle difficoltà che derivano dalla crisi energetica e dalle tensioni geopolitiche. Allora, passiamo alle élite. E vorrei spiegare perché dovremmo studiare le élite. Con un collega che si chiama Jonas Pontusson abbiamo teorizzato che un modello di crescita, quando è ben definito, poggia su una coalizione sociale chiara e coesa. Cos'è questa coalizione sociale? È un blocco, paragonabile, se vogliamo, al blocco storico gramsciano. È un blocco che poggia su alcuni assi di interesse e questi assi sono centrati sui settori chiave dell'economia. Quindi in questo blocco i personaggi importanti sono le élite, quindi i rappresentanti delle imprese, delle associazioni imprenditoriali, ma anche eventualmente i funzionari pubblici che fanno da intermediari e al limite anche i partiti che vendono il modello di crescita al pubblico o perlomeno fanno in modo che il modello di crescita non sia ostacolato dalle dinamiche elettorali. Quali sono le caratteristiche di questa coalizione della crescita? Beh, una è il consenso. I membri del blocco storico condividono sostanzialmente il modello. Hanno un'idea comune su come funziona l'economia, cosa bisogna fare per far crescere il paese in questione. E ulteriormente proiettano l'interesse settoriale, l'interesse di questi settori, in maniera più generale, rappresentandolo come interesse generale. Una delle caratteristiche di questo approccio è l'attribuire, il nostro approccio, è l'attribuire un ruolo tutto sommato secondario alle dinamiche partitiche. Perché secondario? Perché per due motivi. Innanzitutto le elezioni molto raramente si svolgono sui temi chiave del modello di crescita. I temi chiave del modello di crescita sono di solito relegati sullo sfondo e quindi depoliticizzati. C'è un altro fenomeno che è quello della convergenza dei principali partiti mainstream, non tutti i partiti, sulla validità di alcuni di assunti. Quindi questi temi non sono oggetto di competizione politica che invece... Che si svolge su altri temi. Quindi le élite sono metodologicamente molto importanti, ovviamente tutto questo è un'ipotesi, e uno dei tentativi, adesso quello che dobbiamo fare è testare questa ipotesi con gli studi empirici, fra cui lo studio sulla Germania. Come studiare le élite? Allora, noi abbiamo scelto un metodo che è quello delle interviste semistrutturate. Vi dirò anche con chi. Ma avremmo potuto, per esempio, fare una survey, un sondaggio dell'elite, mandare un questionario. Perché non abbiamo fatto questa cosa qui? Perché il tasso di risposta sarebbe stato molto basso, nel migliore dei casi il 10%, quindi avremmo avuto problemi di rappresentatività, così come le abbiamo con il nostro campione non casuale, ma... Il vantaggio delle interviste semistrutturate è che ti permettono di andare in profondità, non soltanto registrare, raccogliere le attitudini e le preferenze di questi individui, ma studiare i meccanismi di ragionamento, i percorsi mentali, quindi fare una mappa delle idee di queste persone, quello che vogliamo fare. Allora, come abbiamo scelto queste persone? Abbiamo inviato delle lettere di invito ai personaggi apicali, quindi amministratori delegati nel caso di aziende, segretari generali nel caso di organizzazioni. Per i partiti politici abbiamo di solito inviato degli inviti ai responsabili degli affari economici. Queste persone hanno poi eventualmente smistato l'invito a qualcuno all'interno dell'organizzazione delegandolo a parlare. Quindi è importante sottolineare il fatto che stiamo parlando con persone che fanno la politica, che hanno la capacità di fare la politica. L'altra cosa che voglio sottolineare è che, dato il quadro
che stiamo utilizzando, è molto importante non parlare soltanto con gli attori partitici, ma parlare con le associazioni imprenditoriali. Quindi per il momento abbiamo trascritto 36 interviste, 6 con membri dell'amministrazione, funzionari pubblici, fra cui 3 componenti del Consiglio Economico, che è un'istituzione molto importante in Germania, il Sachverständigungsrat, 11 esponenti di partito. I partiti sono in 3 casi per la SPD, 2 casi per la CDU, 1 per i Verdi, 2 deputati del Partito Liberale, 1 della Linke e 1 del nuovo partito di Sarah Wagenknecht. Notate, ci manca l'AfD, non siamo riusciti ancora a contattare, abbiamo contattato ripetutamente l'AfD, ma non siamo riusciti a parlarci, speriamo di farlo prossimamente. Abbiamo 12 associazioni datoriali, tra cui un istituto di ricerca, abbiamo le 2 principali confederazioni, BDA e BDI, abbiamo rappresentanti delle piccole e medie imprese, ci sono diverse organizzazioni, le abbiamo tutte e 3, e poi rappresentanti delle organizzazioni settoriali, l'auto, la chimica, le assicurazioni, le costruzioni, le banche e il commercio. Abbiamo 5 sindacati, 3 esponenti della confederazione, il DGB, e un esponente ciascuno dei 2 sindacati principali, Gemetal, che è il sindacato metalmeccanico, e Verdi, che è il sindacato dei servizi, e 2 grandi imprese. Speriamo di aumentare il numero delle grandi imprese successivamente. Queste sono interviste semistrutturate, ma abbiamo quasi sempre fatto le stesse domande. Poi naturalmente la conversazione poteva andare in qualunque direzione. Le domande sono: definirebbe il modello di crescita tedesco come export-led? Cioè, c'è un riconoscimento da parte delle elite che questo è un modello di crescita tirato dall'esportazione? Quali sono i settori chiave dell'economia tedesca a suo parere? È vero quello che ci dicono i dati, che la manifattura è così importante? Che ruolo ha giocato l'euro per l'economia tedesca? Quanto è importante per l'economia tedesca conservare l'euro? Come dovrebbe reagire la Germania ad una ipotetica nuova crisi finanziaria che metta a rischio l'integrità dell'euro? Dovrebbero le regole fiscali europee essere rese più flessibili? Come giudica la politica monetaria della Banca Centrale Europea? Queste sono le domande. Quello che farò adesso è sintetizzare le risposte e poi, per dare un'idea dei processi di ragionamento, anche leggere alcuni brani delle interviste. Allora, il modello di crescita è export-led? Assolutamente. C'è un consenso totale. 29 intervistati concordano pienamente e la conversazione si spegne rapidamente. Sì, certo, è un modello export-led. 3 intervistati concordano, ma con dei distinguo di ordine normativo. Sì, effettivamente è così, ma non è una buona cosa. Perché non è una buona cosa? Perché deprime la domanda interna, perché conduce alla deflazione salariale. Non è sorprendente dire che si tratta di sindacalisti. E poi 4 persone hanno invece una visione diversa. Ah, questo è superficiale, perché in realtà la forza delle esportazioni è la manifestazione interiore della vera forza dell'economia tedesca, che è la capacità di essere innovativa, efficiente e di coltivare il suo capitale umano. Allora, probabilmente non ho il tempo di leggere tutti i brani che ho scelto, ma ne leggo uno che rappresenta questo punto di vista alternativo. Penso quindi che la chiave del modello di crescita tedesco sia l'innovazione e la manodopera ben istruita e qualificata. E per questo motivo, grazie alla manodopera qualificata e all'innovazione, la Germania è anche brava a esportare in altri mercati. In pratica si ottiene una maggiore domanda di prodotti tedeschi nelle importazioni. Quindi, a mio avviso, i fattori che spiegano perché la Germania esporta così tanto sono più importanti dell'esportazione stessa. L'esportazione in sé è più una conseguenza delle altre componenti. Quindi questo è un parere eccentrico. Tutti gli altri, o la gran parte, dice no. Il modello di crescita tedesco è tirato dalle esportazioni, e le esportazioni sono molto importanti per noi.
Abbiamo fatto la domanda quali sono a suo parere i settori chiave e anche qui c'è consenso. 24 persone dicono immediatamente l'automotive. È il settore principale e di solito menzionano una triade di settori. C'è la chimica che accompagna l'automotive, qualche volta chimica farmaceutica, e l'acciaio. 10 persone restano più generiche, il settore chiave è la manifattura, l'ingegneria meccanica, talvolta settori a forte contenuto tecnologico. Una sola persona, la stessa di prima, dice no, il settore chiave, visto che il cuore del modello, il capitale umano, è il sistema educativo. Altre osservazioni che vengono fuori molto spesso è l'importanza delle piccole e medie imprese, queste il cosiddetto Mittelstand, che è in grado di esportare, molto orientato all'esportazione nonostante la piccola dimensione, è perlomeno fino a 10 anni fa molto innovativo. È un elemento importante da sottolineare la forte integrazione dei servizi nella manifattura. Cioè, nella misura in cui ci sono i servizi in Germania è perché c'è una domanda forte da parte del settore manifatturiero. Quindi sono servizi orientati alla produzione manifatturiera. Domanda: quali sono a suo parere le sfide principali per l'economia tedesca? Cosa dovrebbero fare i decisori politici per mantenere il modello di crescita in buono stato? Qui abbiamo avuto una sorpresa, perché ci sono diversi elementi che vengono citati, ma quello che viene citato più frequentemente è l'investimento pubblico, il fatto che gli investimenti pubblici siano carenti. Questo viene citato non soltanto dai soliti sospettabili, partiti di sinistra, sindacati, ma anche da 4 importanti associazioni imprenditoriali. L'altro fattore di criticità è la transizione alle energie rinnovabili. I prezzi elevati dell'energia viene immediatamente dopo. L'invecchiamento demografico, qualche volta si aggiunge, invecchiamento demografico significa anche minore propensione al rischio e all'innovazione, i problemi legati alla digitalizzazione in Germania e poi alcuni argomenti classici, eccessiva di burocrazia che bisognerebbe ridurre, le tensioni geopolitiche o i fenomeni di deglobalizzazione, per cui non si può più dar per scontato il mercato globale, e in 6 casi la carenza di manodopera, in particolare qualificata. Un elemento sorprendente è la quasi totale assenza delle lamentele classiche delle imprese. Il problema è il costo del lavoro, il problema è il ridimensionamento dello Stato sociale, il problema sono tasse sulle imprese troppo elevate. Vengono menzionate da 1-2 persone. Quindi c'è anche qui consenso sul fatto che ci sono problemi di fondo, in particolare legati al fatto che per anni la Germania ha fatto austerità di fatto. E questo spiega anche perché il contributo alla crescita degli investimenti sia così limitato. Anche qui, per andare veloce, leggo il brano più piccolo. Questo è un'associazione imprenditoriale. Ho scelto associazioni imprenditoriali perché mi interessano i pareri che non siano scontati. La persona in questione dice: credo che i livelli di investimento pubblico siano troppo bassi, abbiamo consumato lo stock di capitale esistente e ora in pratica paghiamo il conto. Quindi questo deve assolutamente cambiare in futuro. Il ruolo dell'euro, anche qui consenso totale. L'euro ha giocato un ruolo positivo, neutro o negativo, ti dicono assolutamente cruciale. Se vogliono rimanere bassi ti dicono no, penso sia stato un ruolo positivo. 29 persone, ma è importante sapere perché secondo queste persone ha giocato un ruolo positivo l'euro. Allora, ci sono 3 meccanismi. 15, e non sono soltanto sindacalisti, 15 citano la sottovalutazione del cambio reale. Il fatto che l'euro abbia consentito
alla Germania di godere di un cambio reale sottovalutato. Questo è ben noto a questa platea, per cui non indugerò ulteriormente. Altri danno una spiegazione, diciamo così, più classica, più mainstream, ma l'euro ha ridotto i costi di transazione, ha facilitato il commercio internazionale e per un paese orientato al commercio come siamo noi, questo è stato molto positivo. Quattro dicono che l'euro è stato indispensabile per puntellare il mercato unico, che vedremo, loro considerano estremamente importante. Cinque, sinistra e sindacati, dicono sì, l'euro è stato positivo per le esportazioni, ma è stato negativo per la società tedesca ed è stato negativo per l'Europa, per altri paesi europei, menzionando la Grecia, qualche volta l'Italia. Qui vorrei probabilmente leggere qualche brano. Questi sono politici, due politici di centrosinistra e due politici di centrodestra. Cominciamo a leggere il politico di centrosinistra. Tutto sommato l'euro è stato molto positivo per noi. Certo, un marco tedesco a sé stante sarebbe forse una valuta un po' più stabile dell'euro, ma d'altra parte ciò significherebbe anche che non saremmo altrettanto forti nelle esportazioni. Se il modello classico, come ricordo, fosse stato quello di Italia, lira e Francia, franco in misura minore, che si svalutano sempre rispetto al marco tedesco, forse i nostri acquisti di materie prime, come il petrolio, sarebbero stati più convenienti, ma ovviamente avremmo avuto un enorme problema di prezzo per i nostri prodotti di esportazione. Una parola, queste traduzioni sono traduzioni dal tedesco o dall'inglese fatte dall'intelligenza artificiale e riviste da me, quindi non sono brani in italiano. Il secondo non lo leggo, è sostanzialmente lo stesso argomento, l'argomento della sottovalutazione reale del cambio. Vorrei leggere l'altro. Direi che il ruolo dell'euro è stato piuttosto positivo, ma non sono d'accordo con la teoria che talvolta viene espressa, secondo cui il maggior vincitore dell'euro sia stata la Germania. Non credo che questo sia vero. Credo che nel complesso l'euro abbia portato benefici all'Europa nel suo complesso. È stata assolutamente la decisione giusta integrarsi, creare un grande mercato monetario e non riesco a immaginare come l'Europa possa sopravvivere economicamente oggi in un mondo con gli Stati Uniti e la Cina, ma anche con molti altri attori che stanno acquisendo importanza senza avere almeno al centro una moneta unica. Questo è un politico di centrodestra, ma c'è un altro politico dello stesso partito di centrodestra che ripete l'argomentazione del politico precedente. Il ruolo è molto positivo perché più della metà delle nostre esportazioni avviene all'interno dell'Unione Europea, quindi il mercato europeo è un fattore molto molto positivo per l'economia tedesca. Penso che un marco tedesco molto forte rispetto alle altre valute europee avrebbe rappresentato un problema per le esportazioni, perché molti paesi europei non avrebbero avuto la possibilità di acquistare così tanti prodotti dalla Germania se ci fosse stata una differenza tra la forza della valuta tedesca in passato e le altre valute europee. Quindi l'argomento dell'importanza dell'euro è anch'esso un elemento di consenso e di un consenso trasversale. Allora, altra domanda, quanto è importante per l'economia europea che l'euro resti intatto? Quindi quanto è importante è evitare varie forme di exit? Qua il consenso è universale. 35 dicono assolutamente cruciale. Solo una persona, che non dirò di chi si tratta, dice ma tutto sommato se l'euro dovesse crollare non mi metterei a piangere, una cosa simile. Quali sono le argomentazioni? L'uscita anche di un solo paese creerebbe instabilità politica ed economica in un periodo di tensioni geopolitiche, è importante, ci toglierebbe il mercato unico. Senza il mercato unico un paese a forte manifattura ed un paese esportatore non può veramente continuare a prosperare. Di questi tre dicono sì, è importantissimo, ma non succede niente, non sono preoccupato del rischio di una rottura perché c'è la BCE. La BCE, se le cose dovessero mettersi male, interverrebbe, come ha fatto, per eliminare il rischio di una rottura. Anche qua leggo un pezzo, perché poi voglio concentrarmi su altre domande. Questo piccolo,
Questa è un'associazione imprenditoriale. Ho scelto le associazioni imprenditoriali perché le considero fondamentali per il blocco che soltende al modello di crescita. Se ci fosse una rottura dell'Eurozona, non sono sicuro che entro 5 anni avremmo ancora una UE a 27 Stati membri, perché penso che siano due facce della stessa medaglia. L'altra citazione è molto importante, perché questo è un rappresentante dell'industria dell'auto. Ti dice: l'euro è importante perché permette al mercato unico di esistere. Dice: se noi non avessimo il mercato unico non potremmo veramente produrre, perché avremmo il problema di dover ristandardizzare tutti i nostri prodotti, non faremmo economia di scala, quindi già abbiamo difficoltà adesso a competere con la Cina. Se non ci fosse l'euro saremmo fritti, per dirla alla buona. Allora, come dovrebbe rispondere la Germania al rischio che un paese esca dall'euro? Adesso vi leggo la domanda che noi abbiamo fatto. Supponiamo che si verifichi una nuova crisi finanziaria e che l'Italia, il paese in questo momento più a rischio, non sia in grado o non sia disposta a ottemperare agli obblighi necessari ad ottenere un pacchetto di salvataggio da parte del MES, ovvero la firma di un MOU e l'impegno alle riforme strutturali. Cosa sarebbe preferibile per la Germania? Lasciare che l'Italia esca e quindi rischiare una rottura dell'euro, o consentire un allentamento delle regole che riduca l'onere dell'aggiustamento per l'Italia e la mantenga nell'euro? Allora, adesso qua devo specificare che noi abbiamo utilizzato l'Italia perché le interviste si sono svolte anche l'anno scorso. Probabilmente, se dovessimo ricominciare adesso, la Francia sarebbe un ottimo candidato. Secondo, personalmente non considero questo scenario realistico. In ogni caso, dal punto di vista metodologico, è bene, è utile porre degli scenari controfattuali, perché costringe l'interlocutore a prendere una posizione, costringe con le spalle contro il muro, non solo a prendere una posizione, ma anche ci permette di ricostruire i meccanismi mentali. E l'altro motivo è che è esattamente lo stesso scenario che abbiamo utilizzato in due studi sull'opinione pubblica tedesca. Quindi questo studio è sull'elite, abbiamo fatto anche studi sull'opinione pubblica tedesca, in cui abbiamo dato all'opinione pubblica tedesca, attraverso un sondaggio, esattamente questo scenario. Uno di questi studi è pubblicato, l'altro ancora no. E da questo studio veniva fuori, primo, che la paura che hanno i politici tedeschi, in particolare dell'elettore, di essere puniti dall'elettore se si mostrano meno che intransigenti sul piano della riforma dell'euro, non è probabilmente ben fondata. Perché in realtà i cittadini tedeschi sono più preoccupati dei costi di una rottura che dei costi eventuali della mutualizzazione del debito, dei trasferimenti fiscali. Anche loro, costretti a prendere una posizione, si dicono disponibili ad autorizzare la maggiore integrazione fiscale se necessaria a conservare l'euro. E l'altra cosa che emerge da queste ricerche è che in realtà le preferenze dell'opinione pubblica sono estremamente aleatorie. Sono molto dipendenti dai frames comunicativi utilizzati dalle élite in particolare. Ora, non vorrei dire che l'opinione pubblica è completamente endogena, che si può far pensare all'opinione pubblica tutto quello che si vuole, ci sono probabilmente dei limiti, ma lo spazio di manovra dell'élite è molto ampio, tanto che può trasformare, a seconda dei frame, una maggioranza negativa in una maggioranza positiva. E quindi la posizione che prenderanno eventualmente l'élite diventa molto ancora più importante. Allora, come rispondono le élite tedesche? Qua si dividono un po'. 12 ti dicono: no, dobbiamo rendere le regole più flessibili. 10 dicono: ah, innanzitutto sono presi di sorpresa, cioè, ah, domanda difficile. Allora, non è possibile pensare che l'Italia esca, è troppo importante, crollerebbe, verrebbe giù tutto. Allo stesso tempo non possiamo neanche rilassare tutte le regole, perché altrimenti chissà che cosa succede. Quindi sembrano spingere per una soluzione troviamo una soluzione che salvi capra e cavoli. Non cambiamo le regole, però non facciamo uscire l'Italia. Qualche volta ti dicono: beh, diciamo alla BCE
di pensarci lei. 5 hanno, 5 praticamente non rispondono, dicono ma fanno un po' i pro e i contro e non prendono posizione. Il rischio è fortissimo, ma l'altro rischio è incoraggiare il populismo non tanto da voi ma da noi, la AfD, è un rischio molto elevato, per cui non, sostanzialmente non rispondono. 4 dicono no, bisogna fare whatever it takes, cioè usano proprio la frase di Draghi, tutto quello che è necessario a tenere l'Italia dentro l'euro, e 3 dicono no, se l'Italia vuole uscire, che esca pure. Allora, qua vi leggo gli estratti delle interviste perché penso possano essere interessanti. La seconda opzione, cioè rilassare le regole, adattare le regole. Mettiamola così, ho già sottolineato che riteniamo che le norme di politica fiscale siano troppo restrittive. In questo senso, ora siamo favorevoli a una riforma che renda questo sistema meno restrittivo, indipendentemente dal fatto che sia con l'Italia o meno. Questo è un esponente sindacale. Associazione imprenditoriale. È una domanda molto intrigante. Sono contento di non dover rispondere come politico perché la pressione sarebbe su di loro, ma sono sicuro che la discussione in Germania si svolgerebbe su 2 livelli. Il primo è, oh no, non pagheremo di nuovo per loro se non vogliono farlo. Questo sarebbe il primo riflesso. Il secondo sarebbe quello di usare le parole pronunciate dal presidente della BCE, whatever it takes, tutto quello che è necessario. Ancora una volta credo che non si possa pensare all'euro, alla sua stabilità e al suo mantenimento senza considerare la sfera politica che vi si sovrappone. E credo che questa sia la questione di fondo. Quindi, prima di rischiare che l'Italia non solo esca dall'euro, ma che forse dia inizio a una sorta di disgregazione dell'Unione Europea, credo che faremmo di tutto per evitarlo. Terza testimonianza di un altro esponente di un'organizzazione imprenditoriale, uno dei 3 che dice che l'Italia esca. La mia ipotesi attuale è che non ci sia modo di cambiare le regole e di alleggerire la struttura di governance e che l'Italia debba andarsene. Poi spiega, non ho riportato tutto, spiega perché politicamente è impossibile cambiare le regole e poi dice ma perché dovremmo dare qualcosa all'Italia che non abbiamo dato alla Grecia 10 anni fa? Quindi direi che questa è l'unica risposta. E poi l'Italia deve decidere, ma non credo che se ne andrebbe. Avrebbe solo un vantaggio nel breve periodo, con la svalutazione della moneta, ma, sottolineato, non nel lungo periodo. Quindi sì, sono ancora ottimista sul fatto che questo non accadrà. Allora, altra domanda. Come dovrebbero essere cambiate, secondo l'interlocutore, le regole fiscali europee? Ricordiamo che una buona parte di queste interviste è stata fatta nel periodo in cui c'era il dibattito sulla riforma del patto di stabilità e crescita. E che questo dibattito in Germania si intreccia fortemente sul dibattito interno sul loro patto di stabilità e crescita, la cosiddetta Schuldenbremse, il freno al debito, che è ancora più costrittivo delle regole europee. Nel 2009 la Germania ha eliminato la cosiddetta regola aurea. La regola aurea permette di escludere gli investimenti dal computo del deficit. E hanno imposto la stessa cosa a livello europeo. Adesso c'è un dibattito, data la carenza di investimenti, dovremmo reintrodurre la regola aurea. 13, in riferimento alle regole europee, dicono sì, dovremmo introdurre a livello europeo la regola aurea perché abbiamo tutti un problema di investimenti pubblici carenti. La Germania investe molto poco, l'Italia investe ancora meno della Germania, gli investimenti pubblici dell'Italia sono ancora più bassi di quelli della Germania e quindi bisognerebbe creare spazi per gli investimenti pubblici. Questa è una risposta data da partiti di sinistra, sindacati, ma anche da 4 associazioni imprenditoriali. 5 dicono genericamente siamo a favore di una maggiore flessibilità per stimolare gli investimenti senza entrare nei dettagli, si tratta in questo caso dei partiti di centrosinistra, non di sinistra, centrosinistra, e di una importante confederazione imprenditoriale, la BDI. 12 però dicono no, noi siamo per il mantenimento di regole fiscali rigide.
Questi sono i partiti di centrodestra, le associazioni datoriali, i funzionari pubblici dei ministeri, che ho scoperto, o perlomeno quelli con cui ho parlato io, sono estremamente rigoristi, anche quando il loro ministro è di centro-sinistra. Per esempio, funzionari del Ministero delle Finanze e della Cancelleria, sei fanno altre proposte, per esempio non la regola aurea pura, non esclusione degli investimenti lordi, escludiamo gli investimenti netti, quindi al netto degli ammortamenti. Altri sono per l'introduzione di percorsi individualizzati con garanzie di rigore, che è esattamente quello che è stato introdotto con la riforma del patto di stabilità. Altri dicono, ma tutto sommato dovremmo avere, ma già ce li abbiamo, dei meccanismi di flessibilità quando c'è un periodo di crisi. Allora, ancora una volta, una testimonianza, un estratto dall'intervista con un'associazione imprenditoriale. Penso sia un'ottima idea escludere gli investimenti, forse alcune tipologie, forse tutti i tipi di investimenti. C'è sempre un problema di definizione da questi criteri di determinazione del deficit eccessivo. Perché a lungo termine non ha senso far ricadere sulle generazioni future l'onere di non investire ora. Penso che l'intera argomentazione, se investiamo troppo ora o se siamo troppo permissivi con le regole fiscali, questo comporterà un onere elevato per le generazioni future, sia fallace. Non credo che sia vero per gli investimenti, perché abbiamo dei benefici in futuro, quindi è giusto finanziare anche questo con il debito. Sottolineo, questo è un rappresentante delle piccole e medie imprese che tradizionalmente hanno posizioni molto conservatrici in materia fiscale. Io personalmente sono stato estremamente sorpreso di sentire questi propositi. L'altro è un politico di centrodestra che dice la cosa opposta. La cosa che dovremmo fare è rafforzare Maastricht, e credo che al momento molte discussioni stiano andando nella direzione opposta. Questo è prima della riforma del patto di stabilità. L'idea della regola d'oro degli investimenti, credo di averla già menzionata, è qualcosa che abbiamo avuto in passato in Germania, e la nostra esperienza è stata che persino la spesa puramente sociale veniva definita come un buon investimento per il futuro. E alla fine si tratta di qualcosa che offre nuovi trucchi e regali che a mio avviso indeboliscono il sistema e non aiutano davvero a fare più investimenti. Indebolisce solo la moneta. Politico di centrodestra. Quindi la maggioranza, oltre a essere consapevole del problema di carenza di investimenti pubblici, dice dobbiamo anche cambiare le regole in Europa e in Germania, in particolare introducendo come minimo maggiore flessibilità, ma introducendo una regola aurea. C'è una componente importante, soprattutto nei partiti di centrodestra, ma anche in alcune associazioni imprenditoriali, che ha la posizione classica a cui ci aveva abituato Wolfgang Schäuble. Ultima domanda: come giudica la politica monetaria della Banca Centrale? E qui ho messo questa copertina di Bild che dice: così il Conte Draghila ci svuota i nostri conti, perché mi aspettavo delle risposte estremamente critiche. Io sono in Germania dal 2018 e ho letto molto frequentemente critiche espresse alla politica monetaria della Banca Centrale Europea, sui giornali, soprattutto sulla Bild, ma anche espresse dal Ministro delle Finanze, Schäuble. Quindi mi aspettavo delle risposte molto diverse, e invece la risposta è stata consenso trasversale alle scelte di Draghi. 19 intervistati non solo apprezzano la mossa, whatever it takes, la promessa eventualmente di intervenire sul mercato dei titoli sovrani, che è considerata necessaria a stabilizzare l'Europa, è molto efficace, ma qualche volta dicono se abbiamo l'euro è perché c'era Draghi, altrimenti non ci sarebbe stato. Questi sono politici di centrodestra e di centrosinistra, burocrati, associazioni imprenditoriali, sindacati. Per dirvi, questa persona qui, senza rivelare l'identità, che dice no, dobbiamo tornare a Maastricht, dice anche la scelta di Draghi è stata fantastica, in sintesi.
9 vanno oltre e dicono che il ruolo di prestatore di ultima istanza della BCE non dovrebbe avvenire solo in casi di emergenza, ma dovrebbe avvenire sempre, dovrebbe essere iscritto nei trattati europei. Questi sono, non sorprende nessuno, penso, politici di centrosinistra, sindacati, ma anche funzionari pubblici e associazioni datoriali. 9 intervistati esprimono una critica alla seconda fase, quella successiva alla crisi dell'euro, cioè la politica di chiusura degli spread da parte della BCE, in particolare durante l'era pandemica, con il PEP e TPE, perché dicono in qualche modo riduce o elimina gli incentivi a fare le necessarie riforme strutturali. Questi sono burocrati, associazioni di datori di lavoro, partiti politici di centrodestra. 7 sono critici nei confronti della BCE e c'è una doppia critica, una critica da sinistra e una critica da destra. La critica da sinistra è: ma la Banca Centrale Europea non è un'istituzione democratica, dovrebbe avere un doppio mandato come la Fed, cioè non soltanto minimizzare l'inflazione ma anche occuparsi dell'occupazione, e in generale durante l'era dell'inflazione hanno alzato i tassi eccessivamente, deprimendo i salari e l'economia. E poi c'è una critica di destra da parte delle associazioni datoriali e della FTP, il partito liberale del ministro delle finanze attuale, Lindner, che comunque è abbastanza maggioritaria. Allora, vi leggo due esempi opposti. Primo, un membro dell'amministrazione: quando si tratta di una crisi grave, penso che non ci sia alternativa al whatever it takes, e quindi credo che Mario Draghi abbia preso la decisione giusta. E se una situazione simile dovesse ripresentarsi, sì, dovremmo fare la stessa cosa. Ma questo crea ovviamente un grosso problema di azzardo morale e dobbiamo fare in modo che questo rimanga molto molto costoso per i paesi che lo fanno. Sì, e quindi dovrebbero esserci regole severe da applicare, come quelle fiscali in Europa. Dovrebbero esserci dei limiti a quanto una banca centrale può finanziare e probabilmente dovrebbero essere, a mio parere personale, un po' più restrittivi di quelli che la BCE sta attualmente applicando. Parere molto diverso, politico di centrodestra: sono stato piuttosto critico sull'approccio della BCE tra il 2012 e il 2020, perché di fatto ha sostituito i meccanismi di condizionamento dello SME con l'acquisto di titoli sovrani, riducendo la pressione sulle riforme e non ponendo condizioni a differenza dello SME. Credo che la BCE abbia messo a disposizione dei governi enormi risorse per molti anni. Allora, in conclusione, ho ancora del tempo. In conclusione, e brevemente perché ho finito il tempo, quali sono le prospettive di evoluzione? A mio parere, allora, innanzitutto, come ci si aspetta da una coalizione di crescita, c'è un fortissimo grado di consenso su alcuni aspetti di base. Primo, il fatto che il modello di crescita tedesco è export-led. Apro una piccola parentesi sulla ricerca italiana: non c'è affatto lo stesso consenso quando si fa questa domanda in Italia. È una domanda strana. Quando si dice quali sono i settori chiave per l'Italia, partono in tutte le direzioni. Qua no, i settori chiave sono sempre quelli. Sono i settori manifatturieri, il modello è export-led e, cosa importante, non c'è nessuna intenzione di cambiarlo. Quindi, non so, io personalmente leggo frequentemente Walter Münchau, che è questo articolista del Financial Times, di molti altri giornali, che continua a scrivere della necessità di cambiare radicalmente rotta. Lo dico da professore, la probabilità che questo si verifichi non è significativamente diversa dallo zero. Cioè non c'è nessun desiderio, ma è anche realistico, nessuno vuole buttare a mare la manifattura. Ti dicono c'è una ricchezza di competenze
ci sono interi settori, intere regioni che sono legate alla manifattura, quello che dobbiamo fare è ristrutturarla, fare in modo che sia in grado di competere, in particolare di competere con la Cina. Ci arriverò. C'è anche consapevolezza sui settori chiave, l'auto e gli altri, consapevolezza diffusa che alcune delle precondizioni geopolitiche del modello non sono più assicurate, quindi essere stati costretti ad abbandonare il gas russo ha portato aumenti di prezzo, di costo significativi che non sono stati ancora assorbiti, come abbiamo visto, è il fatto che i mercati di sbocco più importanti si stiano chiudendo, perché ci sono in atto fenomeni di deglobalizzazione, non depone bene per il modello. Quello che su cui c'è anche consenso è che la Germania, per essere in grado di competere nei mercati in cui è forte, deve accelerare la transizione verso le energie rinnovabili. Si è consapevoli che non tutti i problemi sono geopolitici, alcuni sono di natura interna. Un forte ritardo nei processi di digitalizzazione, dovuto alla mancanza di investimenti, non solo pubblici ma anche privati, il declino delle infrastrutture che in alcuni casi sono diventati fatiscenti, infrastrutture, trasporti, le autostrade, i ponti che crollano, non crollano soltanto in Italia, crollano anche altrove, il sistema ferroviario che non so come definirlo, preferirei non definirlo, comunque accumula ritardi costanti, e che questo è un problema per un paese commerciale. E c'è consenso diffuso sul fatto che bisogna investire di più e bisogna rilanciare gli investimenti pubblici. Allora, questo non me l'ha detto nessuno, è la mia deduzione. La risposta classica degli ultimi 20 anni, la maniera in cui la Germania si è tirata fuori dalla crisi causata dalla riunificazione prima e poi successivamente la crisi degli anni 90, cioè abbassare il costo unitario del lavoro, fare riforme strutturali che sostanzialmente riducano, aumentino la competitività di costo, non è più applicabile. Non è più applicabile perché è cambiata una cosa fondamentale. Nella fase precedente il sistema produttivo tedesco era in fase con la domanda globale, aveva un problema di costi, ma risolto il problema di costi, c'era la domanda che tirava ed era una domanda che veniva prima dall'Europa, poi quando l'Europa entra in crisi a causa della crisi dell'euro si sposta verso l'Asia, è una domanda di beni di investimento, beni in cui la Germania ha una specializzazione produttiva, adesso quella sintonia non c'è più, non sono bravi a fare le auto elettriche, non hanno neanche cominciato ad incorporare l'intelligenza artificiale. Quindi c'è un problema di mancanza di sintonia con la domanda che non può essere risolto semplicemente riducendo i costi. Bisogna fare qualcosa di nuovo. E questo qualcosa di nuovo è sostanzialmente permettere allo Stato di giocare un ruolo più diretto nell'economia. Una cosa che non è tradizionale per la Germania, per la quale la Germania probabilmente non ha neanche le capacità amministrative. Allora, bisogna aiutare le imprese a compiere la doppia transizione, la transizione digitale e la transizione energetica, ma non c'è consenso su come farla. Una strada è quella di dare alle imprese i fondi necessari ad aiutarsi, è la strada dei sussidi, e da questo punto di vista, più che la riforma delle regole fiscali, è interessante per le imprese tedesche la riforma degli aiuti di Stato, ed è questa, lo dico chiaramente, è la strategia preferita dalle imprese. Non vogliono inframmettenze, interferenze da parte dello Stato, sia esso Stato nazionale, Stato federale o Unione Europea, preferiscono ricevere i soldi e fare da sé. Ma c'è anche un'altra posizione. Politiche industriali, politiche industriali al limite anche politiche europee, al limite anche finanziate con debito comune. Quindi
consenso sulla necessità della transizione, mancanza di consenso su come fare la transizione, mancanza di consenso su come finanziare la transizione. Da una parte c'è una posizione tradizionale che secondo me, oltre a essere realistica, è anche minoritaria. Cioè, non facciamo un nuovo debito, ma ristrutturiamo la spesa pubblica, il bilancio pubblico, in modo da ridurre le poste destinate ai consumi pubblici e aumentare lo spazio per gli investimenti pubblici. Questa posizione, sostanzialmente la posizione del Partito Liberale e del Ministro delle Finanze attuale, non ha molto seguito, oltre a essere, dal mio punto di vista, non particolarmente realistica. La seconda è modificare le regole fiscali, sia quelle interne, lo Schuldenbremse, sia quelle europee, per permettere maggiore debito. Debito buono, direbbe Draghi, comunque maggiore debito. Finisco. Qual è il rapporto con l'Europa? C'è consenso totale sull'importanza dell'euro, sul ruolo che l'euro ha svolto per il modello di crescita tedesco. Nel caso di una nuova crisi, credo che la risposta della Germania dipenda dalla gravità della minaccia e dalle pressioni che vengono fatte. Credo che, lo dico a un passant, in qualche caso non sono state fatte sufficienti pressioni sui decisori pubblici tedeschi per costringerli a fare delle concessioni. Io sintetizzerei la posizione come whatever it takes, but as little as possible. Questa è mia, non è loro. Cioè, salvare l'euro, fare tutto quello che è necessario, ma il meno possibile. Non fare un'oncia di più di quello che è sufficiente a tenere in piedi l'euro. Quindi rispondere alle emergenze, eventualmente grazie all'intervento della BCE, senza creare una capacità fiscale comune. Questo implica che, a mio parere, ed è una estrapolazione, la preferenza è per una risposta nazionale piuttosto che europea. Cioè, abbiamo i nostri problemi, siamo consapevoli che dobbiamo fare qualcosa per risolverli, ma lo facciamo noi. Abbiamo lo spazio fiscale per farlo, lo facciamo, gli altri che non hanno lo spazio fiscale per farlo, poveretti, poveri loro.